manifestazione che ha voluto e ha saputo creare una comunità, il cui scopo è appunto innanzitutto mettere in connessione diverse comunità di pensiero confessionali e riflettere su delle tematiche che secondo me sono centrali nella vita di tutti. E benvenuti in Italia per Torino Spiritualità. Quest'anno si concretizza nell'organizzazione di quelle che abbiamo chiamato mobilità urbane, cioè delle passeggiate sui luoghi delle religioni in due zone di Torino, San Salvario e il Quadrilatero. Oltre a questo, l'organizzazione di Diario Digitale, che è questa redazione smart e mobile che durante il festival si occuperà della comunicazione più informale attraverso i social network. Dell'anno è il valore della scelta. Ci abbiamo ragionato tanto, era un tema che era nell'aria, però non riuscivamo a definirlo. E poi ci interessava l'argomento della libertà, ci interessava la virtù, allora ci siamo detti che forse il luogo in cui davvero virtù e libertà si incontrano è il momento della scelta, perché nella scelta si è esposti sia nella totale libertà di prendere una strada o l'altra, ed è anche il momento in cui bisogna decidere quali sono gli orientamenti, che cosa tiene in piedi i nostri orientamenti, quindi il valore della scelta. È un tema interessante perché ha questi due volti. Ha un volto molto luminoso, quello della costruzione di sé, ha anche un volto più oscuro, quello delle conseguenze e delle responsabilità che ogni scelta porta nel bene e nel male.